Sindaco, si ricordano oggi le troppe vittime sull'asfalto di Ischia? Sì, si ricordano ed è un bene, ma bisogna fare di più, decisamente di più. Bisogna aprire un nuovo rapporto tra le istituzioni, le forze dell'ordine, i giovani, soprattutto quelli che si avvicinano alla patente, si avvicinano alla maggiore età, si avvicinano all'avere nelle mani un mezzo. Non è un bene, non è un bene che si sono spenti gli autovelox, era un primo importante deterrente, aveva smosso qualcosa, a tutti noi aveva dato la possibilità di moderare innanzitutto la velocità. Il problema, come dicevo, rimane il numero di auto che abbiamo noi, rimane uno sviluppo dell'isola statico senza regole e quindi rimane un asse viario sempre lo stesso per un numero di macchine e di mezzi che aumentano. Io penso che un altro sforzo che dovremmo fare è rivolgerci alla realtà virtuale, far provare ai ragazzi che cosa significa sbandare con una macchina piuttosto che guidare sotto l'effetto di alcol e droga. Questo credo che sia una cosa che possiamo fare, è già stato sperimentato qualche giorno fa in un'altra realtà d'Italia dove la scuola con la polizia, perché la polizia in questo fa un lavoro eccezionale. Io penso che noi con l'associazione, con questa sensibilità di Anna Di Scala che ha organizzato tutto questo, con l'associazione e con la polizia e le istituzioni locali, noi possiamo e dobbiamo mettere in campo qualcosa di più. Io penso che parte dal Mattei, ma dovremmo entrare in tutte le scuole e credo anche che noi dobbiamo riprendere con forza questa battaglia degli autovelox, coloro i quali hanno capito che quelli erano strumenti che servivano a fare soldi per i comuni, evidentemente non hanno inteso qual era la ratio nel momento in cui abbiamo installato questo. Vi invito a una riflessione e concludo. Voi ricordate qualche prima dello spegnimento che cosa accadeva dai pilastri di Ischia fino a Forio, a San Francesco? Voi incontravate tre autovelox sulla superstrada di Ischia e sulla salita dell'incrocio dopo i traghetti per Pozzuoli, poi passata a Casamiccio la trovavate all'autovelox sulla statale L'Acquamino Casamiccio dove si corre come pazzi, poi incontravamo l'autovelox su qui dopo il bivio di San Francesco. Bene. In quel tratto, per quel momento, noi abbiamo moderato la velocità, tutti abbiamo cambiato le nostre abitudini, quindi secondo me era uno strumento che andava nella giusta direzione. Io penso che questo va ripreso con forza e anche con sdegno, ritengo, per quanto è accaduto.